disputa pauperista sul fatto che si sia scelta Villa Panfili con le tartine e il caviale per fare gli incontri. Questo è un tema che appassiona più che altro il partito che sostiene il Premier Conte, colleghi, 5 Stelle, che su questa demagogia ci ha costruito la sua fortuna. Noi ci concentriamo su altro. Noi ci concentriamo sul fatto che il coinvolgimento delle categorie sociali, delle categorie produttive, delle opposizioni eventualmente, non andava fatto dopo che avete varato un decreto da 55 miliardi dove buttate via un sacco di soldi. Se volevate parlare con le attività produttive, dovevate parlare prima. Se volevate sentire cosa da dire la Confindustria, i sindacati, la Confcommercio, la Confesercenti, potevate venire in commissione bilancio qui alla Camera durante le audizioni del decreto rilancio. Avreste scoperto qual è l'opinione del mondo produttivo su questo provvedimento. Un fallimento totale, soldi buttati in bonus che non servono a niente, a nessuno, se non ennesime mancette elettorali. Ve lo ripeteranno a Villa Panfili, sarete più contenti, ma è semplicemente un modo di tirare avanti. L'atto d'amore sul decreto liquidità, presidente Conte, non c'è stato, glielo diranno a Villa Panfili, glielo diciamo noi. Basta parlare con qualsiasi impresa, quei soldi ancora pochi sono riusciti a prenderli, e soprattutto il bonus monopattino non risolverà il problema dell'economia italiana, lo tenga a mente. Ma veniamo al merito della discussione di oggi. Voi ci avete duramente criticato, c'è stato un attacco frontale del Premier alle opposizioni sotto Pasqua, perché le opposizioni avevano denunciato che in sede europea fosse stato chiuso un accordo sui tre strumenti, MES, BEI e SURE, come strumenti di intervento economico per affrontare la crisi Covid. E siamo stati attaccati frontalmente e ci avete accusato di dire una falsità, perché il Premier Conte in quest'Aula, lo ricordo, ha garantito che l'Italia non avrebbe mai aderito al MES. E io gli ho dato il beneficio del dubbio. Mi ero permesso di dire però al Premier Conte in allora che se così è c'era un problema di rapporti di maggioranza, perché invece il Ministro Gualtieri quell'accordo l'aveva portato avanti e soprattutto si esprimeva politicamente a favore del MES. Ora, passata qualche settimana, io pongo un altro tema che deve interessare gli italiani. Se davvero c'è l'incertezza dell'adesione al MES, mi spiegate perché il Partito Democratico in tutte le regioni d'Italia sta portando avanti atti di indirizzo nei consigli regionali, nei consigli provinciali, nei consigli comunali, in cui già ipotizza come spendere i soldi del MES per fare l'ospedale qua, la nuova rete sanitaria dall'altra parte? C'è qualcosa che il Partito Democratico sa, che il Parlamento non sa, o che magari anche il Premier Conte ancora non sa? Mi sembra strano, signor Presidente. Penso che in realtà la decisione di accedere a quei fondi sia già stata presa, e il motivo per cui qua non ci si fa votare sulla risoluzione è proprio perché sappiamo che questo è un tema sensibile, perché sul tema del MES il Movimento 5 Stelle ha una posizione che è molto simile alla nostra, si è sempre detto contrario e vede i pericoli dell'accesso a quella linea di finanziamento. Ma andando a ragionare poi sulla funzionalità di questi fondi, raccontato come ce l'ha raccontate voi, volete rinunciare a 37 miliardi del MES senza condizioni, siete matti? Certo, detta così saremo tutti quanti d'accordo a dire che sarebbe un errore. Oppure la mettete giù come non volete investire sulla sanità. Perché non volete investire sulla sanità? Certo che vogliamo investire sulla sanità. La domanda ve la pongo io però. Se ritenete di usare 37 miliardi per investimenti sulla sanità, perché nel decreto rilancio sulla sanità avete messo 1,6 miliardi, mentre ci sono più di 50 miliardi per altro? Forse non c'è questa pianificazione di investimenti sulla sanità. E stessa cosa dicasi per i SURE. Vede, anche qua nessuno ci ha detto che aderirete a questo piano, ma nel decreto rilancio prevedete già gli 8 miliardi per finanziare il fondo SURE. Quindi anche qua, surrettiziamente, voi ci state dicendo che quel fondo aderiremo senza il quale nessuno l'abbia mai votato. Voi avete i ministri che vanno in televisione a dire avremo i soldi per la cassa integrazione fino a Natale, grazie ai SURE, ma qua nessuno ha dato mandato al Premier Conte di accettare quel fondo. Ma l'avete messo addirittura nel decreto rilancio. Quindi è una questione di rapporti col Parlamento. Io sono d'accordissimo a trovare le risorse per prorogare la cassa fino a Natale, ci mancherebbe altro. Io sono d'accordissimo sull'investire in sanità, ma siamo sicuri che siano quelli gli strumenti adeguati? E qua pongo il tema, perché vedete, è vero che il MES ci darà degli interessi molto bassi, più bassi rispetto al mercato, ma c'è una motivazione per questo. Quello del MES è un credito privilegiato. Quindi vuol dire che in caso di difficoltà finanziaria dell'Italia i primi soldi che dovranno essere restituiti saranno quelli del MES, non ad esempio quelli dei BOT, dei BTP e degli altri titoli di Stato che stiamo emettendo. E quindi è ovvio che se un credito è garantito, come in un rapporto tra privati, da un'ipoteca sulla casa, se tu hai una casa che vale 100, io ti presto 30, è normale che l'interesse sarà basso, perché so che di quei soldi rientro. Non è che l'Europa ci sta facendo un favore, anche perché andremo a prendere 37 miliardi dopo che negli anni noi, tra i vari fondi salvastati e le varie versioni, ne abbiamo versati 58.
48 e ci siamo impegnati a versare altre decine di miliardi. Allora, il tema è necessario andarsi a vincolare a un prestito nel momento in cui noi facciamo delle emissioni di titoli di Stato, mettiamo sul mercato 14 miliardi di titoli e abbiamo richieste per 100 miliardi, senza avere il rischio delle condizionalità, senza avere il rischio del cambio di quelle che sono le regole per la restituzione, senza andare a indebitarci con altri paesi europei? È un crimine dire questo, avere dei dubbi. Ci servono davvero questi 37 miliardi con quello strumento o li possiamo trovare altrove? Noi pensiamo di poterli trovare altrove. E allora la domanda è: ma perché allora alla fine andremo ad aderire al MES? È molto semplice. Colleghi, perché... colleghi. È molto semplice. Prego. Perché no, beh, ma su Russia e Venezuela io evito di parlare, fanno già ridere da solo, Presidente. Solo che non ci abbassiamo, diciamo, a queste dinamiche. Non ci dimentichiamo. Detto questo... Deputato Fiano. Perché l'Italia dovrà aderire al MES? Molto semplice. Il Presidente Conte ci racconta che sta lavorando a questo recovery fund, che, lo dico anch'io, è sicuramente un passo avanti rispetto alle politiche dell'Europa, ma non facciamolo passare come una trasformazione dell'Europa in senso solidale. Il recovery fund ci costerà 36 miliardi all'anno, perché vorrà dire aumentare il contributo al bilancio europeo del 2% del PIL, mentre oggi versiamo l'1,1. Colleghi, sarà deputato previsto, De Luca, sarà deputato De Luca, che l'Europa possa finanziarsi con tasse dirette, questo dalle bozze degli accordi che stanno emergendo. Poi il Premier avrà la cortesia di farci votare prima o poi su un testo definitivo e sapremo quale sarà l'accordo definitivo. Ma quei fondi del recovery fund non sono fondi dalle varie bozze che stanno girando, che saranno regalati all'Italia. Ci sarà una parte di prestiti che funzioneranno esattamente come il MES e ci sarà una parte di contributi pari a quelli che ci dà oggi già l'Unione Europea sulle varie linee di finanziamento. Cioè quei fondi europei che il nostro paese non riesce a spendere e quei fondi europei come i fondi di coesione che il Sud prende da 40 anni ma non mi pare abbiano risolto le sorti del Sud del paese, anche perché non siamo capaci a spenderli, anche perché è necessario il cofinanziamento, anche perché vanno a spendere, vanno a sostenere spesso delle politiche che non fanno l'interesse nazionale. E tra l'altro quelle risorse saranno vincolate a un piano di riforme, ci dicono dall'Europa. Ebbene, parlare di riforme è sempre bello, ma siamo sicuri che le riforme siano tutte belle, signor Presidente? Lo chiedo al Movimento 5 Stelle. La riforma Fornero delle pensioni era una riforma bella? Anche quella era chiesta dall'Europa. Il Jobs Act, che avete tanto contrastato, era una riforma bella? Anche quella la voleva l'Europa. La patrimoniale, visto e considerato che in Europa ci dicono che abbiamo troppi depositi bancari e troppe case e troppe proprietà, è una riforma bella, visto che l'Europa ci chiede di andare a tassare il risparmio privato? Io non credo, ma le riforme che hanno in mente penso che siano queste. E allora è veramente necessario andare a prendere questi denari nel momento in cui l'Italia sul mercato riesce a reperire i fondi, nel momento in cui la BCE sta facendo un piano straordinario di acquisti? Noi pensiamo che la via maestra su cui lavorare sia quella, un incremento degli acquisti di titoli di Stato della BCE, anche perché, chiudo Presidente, noi temiamo una manovra a tenaglia. Da una parte rischiamo di andarci a vincolare e a rischiare le condizionalità di questi strumenti, che sono prestiti, con gli altri paesi stranieri, per cifre irrisorie. Nel frattempo noi stiamo sviluppando un debito monster che non so se ve ne siete accorti, cari colleghi, parlo soprattutto al 5 Stelle, che dall'Europa nessuno ci sta indicando. Non so se ricordate il dicembre 2018, quando per spendere 15 miliardi per quota 100 reddito di cittadinanza e per fare un deficit al 2,02 siamo stati bloccati qua per dei mesi e ci facevano il conto all'euro e abbiamo dovuto mettere tutte le risorse in aggiunta e in anticipo rispetto a quanto avremmo speso, mettendo a bilancio addirittura di più. Ora, non so se ve ne siete accorti, avete fatto il decreto liquidità dove garantite 400 miliardi, a copertura ne avete messo uno. Avete fatto l'eco bonus al 110% senza prevedere un euro di copertura e sono tutte tasse che non entreranno. Avete previsto il fondo per entrare nel capitale azionario delle imprese da 44 miliardi senza averli messi a bilancio. Ma secondo voi vi sembra normale che in Europa nessuno ve lo faccia notare? Oppure stanno soltanto aspettando che aderiamo al MES, ai SURE, al Recovery Fund e quando il nostro debito esploderà saremo schiacciati dalla tenaglia e ci porteranno via la casa? L'avete capito qual è il gioco che sta succedendo? E allora, Presidente Conte, se lei da avvocato degli italiani è diventato il commissario liquidatore del paese, noi non saremo qui a fare gli spettatori di questo immondo spettacolo. Torni quando vorrà far esprimere il Parlamento e quando la sua maggioranza si prenderà la responsabilità di quello che sta facendo. Grazie, Presidente. Bocciatura netta delle scelte economiche del governo da parte della Lega, che critica come strumenti non adeguati MES, SURE e anche Recovery Fund.
Colleghi, ora è la colleghi. Volta di Forza Italia con l'intervento dell'onorevole Brunetta. Deputata Serracchiani, per favore. Deputata Serracchiani. In questo momento vediamo alcuni deputati che stanno lasciando l'aula. Il deputato deputati Brunetta di Fratelli d'Italia, poi cercheremo di capire meglio dalle immagini. Sì, c'è tutta una schiera di deputati che stanno evidentemente in segno di protesta lasciando l'aula, sono deputati dell'opposizione, di Fratelli d'Italia e credo anche della Lega. Il presidente Fico sta aspettando che ci sia questo deflusso. Vi ricordo anche che tutte queste sedute avvengono nel rispetto pieno delle misure di sicurezza imposte dalla situazione. Signor Presidente della Camera, signor Presidente del Consiglio, colleghi, colleghi che ci sono, colleghi che non ci sono, io mi rivolgo a tutti. Ho due sentimenti quest'oggi, signor Presidente. Uno di umana comprensione per il Presidente Conte, l'altro è di grave, gravissimo allarme democratico. L'umana comprensione è presto detta. Lei, Presidente Conte, collega, brillante professore, 2 anni fa viene catapultato alla guida di un paese. All'inizio a capo di una rissosa coalizione giallo-verde, poi di un altrettanto difficile, impossibile, coalizione giallorossa. E già questo porta all'umana comprensione. Ma non basta, perché all'inizio di quest'anno lei si trova a gestire la più grave crisi dal dopoguerra, crisi imprevista, una pandemia simmetrica che ha colpito tutto il mondo. Alla guida della 7ª potenza industriale al mondo. Lei, 2 anni di esperienza, non politico di professione. Come non rivolgerle un pensiero gentile da questo punto di vista? Ma qui mi fermo, signor Presidente Conte, perché qui tocca l'allarme democratico, perché lei, io in quest'Aula non devo giudicare la sua persona, ma la sua politica, alla luce delle sue azioni, dei suoi atti e degli esiti delle sue azioni nel Paese. È già stato detto dal collega Molinari, tra marzo e aprile, glielo ricordo io, si sono tenute 4 riunioni del Consiglio europeo dei capi di Stato e di Governo. 4 riunioni che non sono state ininfluenti, perché hanno, l'ha detto lei oggi, questa mattina, contribuito a determinare una strategia che tra l'altro noi approviamo, il pacchetto europeo. Hanno contribuito a prendere delle decisioni che si stanno ancora formando. Ma lei, Presidente Conte, ha derubricato il suo passaggio parlamentare a semplice informativa. Non si è mai votato. Senza documenti, senza voto. Si sono violate, e qui è l'allarme democratico, si sono violate le prerogative delle Camere. Si sono violate le prerogative delle Camere. Non serve che le citi la legge del 24 dicembre 2012, numero 234, articolo 4, comma 1.
Ma perché tutto questo, lei che è un fine giurista? Beh, semplicemente perché lei ha un governo, ma non ha una maggioranza, signor Presidente del Consiglio. O non ha una maggioranza su la decisione più importante, il pacchetto europeo, il nostro rapporto con l'Europa. Su questo, ad oggi, lei non ha una maggioranza. Ha un governo, dicevo, ma non ha una maggioranza. E non avere una maggioranza, vede, signor Presidente del Consiglio, si sente e si vede. L'esecutivo è debole, incapace di dialogare con il resto del Parlamento, nonostante i moniti del Presidente della Repubblica. Coesione, condivisione. Forse lei ce l'ha anche nel cuore, nella testa, la condivisione, il dialogo. Ma siccome deve mediare all'interno della sua maggioranza, tutte le sue risorse politiche devono essere rivolte all'interno e non ha la forza per rivolgersi all'esterno. E con un esecutivo debole, vede un altro passaggio, signor Presidente, vince la cattiva burocrazia, perché il suo esecutivo debole, tutto rivolto al proprio interno, fa vincere la burocrazia e viene emarginato il Parlamento. Questo è l'allarme democratico. Vince la cattiva burocrazia e viene emarginato il Parlamento. Lei sta qui 2 ore e va al Senato altre 2 ore e Villa Panfili 10 giorni. Le par possibile, signor Presidente del Consiglio? E gliela dico con umana simpatia. E allora si capiscono i DPCM, i decreti legge, le mozioni di fiducia, le task force innumerevoli, usate, buttate via. E si capisce tutto questo perché tutto questo serve per parlare d'altro e non venire in Parlamento. Vede, lei lo sa, abbiamo votato 80 miliardi di discostamento come centrodestra, con il mio, con il nostro contributo. Abbiamo votato, cioè le abbiamo dato le risorse perché il suo governo potesse fare politica, politica economica per il Paese. Quindi nessuno ci può tacciare di irresponsabilità. Beh, in cambio di questi 80 miliardi di scostamento che abbiamo votato, non abbiamo ottenuto niente. Niente. Niente, nonostante le migliaia di emendamenti presentati, nonostante... De Filippo, per favore. Nonostante i moniti del Presidente Mattarella, nonostante la disponibilità più volte manifestata, non abbiamo ottenuto niente. Ma non noi del centrodestra, il Paese non ha ottenuto la coesione che si aspettava. Noi le abbiamo data la fiducia, ma lei non è stato in grado di venire in Parlamento e fare sintesi. Ma vede, siccome non voglio fermarmi al passato, agli errori che avete fatto, io voglio parlare del futuro. Vede, quando lei ha detto a settembre ci sarà un piano, no, Presidente del Consiglio, adesso il piano, adesso è tempo del piano nazionale delle riforme che dovevate presentare ad aprile, a fine aprile, assieme al DEF, su cui avete avuto la deroga parziale dall'Unione Europea, ma che adesso diventa lo strumento per dialogare con l'Europa, per la nostra credibilità, per la credibilità nei confronti dei mercati, nei confronti degli italiani. Quali riforme vuole fare? Settembre è troppo tardi. Settembre il Paese non ce la fa, signor Presidente del Consiglio. Adesso, e lei lo sa, sono da mesi che glielo dico, piano nazionale delle riforme. In Parlamento, non a Villa Panfili, in Parlamento, da costruire insieme, maggioranza e opposizione. Questo è il più grande segnale di coesione, il più grande segnale di credibilità
la riforma della giustizia, la riforma fiscale, la riforma degli appalti, la riforma della burocrazia, la semplificazione. Di questo ha bisogno il Paese, e lo strumento c'è, piano nazionale delle riforme, come previsto dalla legge e come richiesto dall'Europa, non settembre, oggi, subito. E assieme al piano nazionale delle riforme anticipi la legge di bilancio, perché vede, Presidente, l'Europa non si accontenta di un piano, questo o quello si pesca Colau o si pesca qualche altro piano, l'Europa vuole atti, atti formali e credibili. E l'unico atto formale credibile che abbiamo a disposizione si chiama legge di bilancio. Anticipo della legge di bilancio in questi mesi, lavoriamo ad agosto. E a correlare la legge di bilancio ci sono i collegati per fare le riforme, per attuare le riforme, approvare le riforme e le deleghe. In questa maniera, a settembre, lei non ha un piano che non si sa cosa sia, ma ha una legge di bilancio per fare quello che qui, che coloro che parlano bene chiamano front loading, vale dire caricare tutto su quest'anno le munizioni anche per gestire l'anno prossimo e per fare il nuovo discostamento. A queste condizioni lei può chiedere al centrodestra di votare un altro scostamento che è necessario, ma facendo insieme il piano nazionale delle riforme, anticipando la legge di bilancio, definendo insieme, collegati alla legge di bilancio, e deleghe, e presentarsi in Europa, questo sì, senza scappare con informativa, ma presentarsi in Europa non con una risoluzione, ma con una legge di bilancio, un piano nazionale delle riforme approvato, collegati approvati, deleghe approvate sulle riforme. Ecco, io dico questo in maniera accorata, signor Presidente del Consiglio, non per il centrodestra, ma per il Paese. Il Paese ha bisogno di questo, ha bisogno di chiarezza, di trasparenza, non di passerelle, non di veline di Casalino, non di Istituto Luce che manda in tutte le televisioni, in tutte le reti, le stesse immagini. Il Paese ha bisogno di verità. Il Paese ha bisogno della democrazia parlamentare. Il Paese ha bisogno di condivisione. Buon lavoro, signor Presidente del Consiglio. Forza Italia chiede subito un piano nazionale delle riforme e un anticipo della legge di bilancio. Settembre è troppo tardi, poi Brunetta ha lanciato anche l'allarme democratico. Lei non è mai venuto a chiedere un voto in Parlamento sul pacchetto europeo. Ora interviene l'onorevole Fassino, colleghi, del Partito Democratico. Grazie Presidente. Ma anch'io penso che il Paese in una fase così delicata e difficile ha bisogno di coesione e ha bisogno di condivisione, come adesso è stato sollecitato dal collega Brunetta. Il problema è che la coesione e la condivisione si può fare in quanto ci sia la disponibilità di tutti gli attori politici. E abbiamo avuto qualche minuto fa una manifestazione di assoluta indisponibilità, perché un'opposizione che fa uno show come a cui abbiamo assistito e poi abbandona l'aula senza ascoltare minimamente il dibattito non dà la dimostrazione di volere condivisione, dà la dimostrazione di usare una diretta televisiva di cui si accusa il Presidente del Consiglio in realtà per cercare di raggranellare qualche consenso di futuri momenti elettorali. Io non credo che sia questo il modo per affrontare i problemi del Paese, credo che invece dobbiamo discutere nel merito e per quello che ci riguarda come Partito Democratico noi condividiamo l'impostazione che lei Presidente questa mattina ci ha presentato, che peraltro corrisponde a ciò che il nostro partito, lei lo sa, ha sostenuto e non da oggi con grande convinzione. La vicenda Covid ci mette di fronte a tante questioni, due insegnamenti certamente li dà in rapporto al dibattito di questa mattina. Le risposte nazionali da parte di ogni paese sono necessarie e noi lo stiamo facendo e il governo sta facendo uno sforzo straordinario, quale non si è mai fatto, per dare risposte alle aspettative dei cittadini e tuttavia le risposte nazionali da sole non bastano. Serve una strategia europea e serve una strategia europea che sia ambiziosa, all'altezza della crisi che abbiamo davanti, all'altezza appunto delle aspettative
che i cittadini hanno. E in questi mesi io credo che lo si debba dire, perché si sono fatte molte caricature dell'Unione Europea, ne abbiamo sentita una questa mattina nell'intervento del collega Molinari, perché in questi mesi l'Unione Europea ha fatto cose che non aveva mai fatto in periodi precedenti. Io vorrei ricordare al collega Molinari, che potrà leggere il verbale visto che non è in aula, che in due mesi l'Unione Europea ha messo sul tavolo più di 2.000 miliardi di euro per affrontare i problemi del post-Covid. Vorrei ricordare che è stato congelato il patto di stabilità, se no noi non potremmo sfondare il livello di indebitamento come abbiamo fatto per stanziare i fondi che abbiamo messo a disposizione del Paese, che sono stati liberalizzati gli aiuti di Stato, che la BCE attraverso i vari provvedimenti ha superato i 1.000 miliardi di risorse per acquisto di titoli, un quarto dei quali per acquisto di titoli italiani, che la Banca Europea degli Investimenti ha messo in campo garanzie per oltre 200 miliardi, che si è istituito il SURE che con 100 miliardi viene a intervenire a sostegno dei provvedimenti per le casse integrazioni per i lavoratori precari, e che con il piano che ha presentato la Presidente von der Leyen si è messo in campo una strategia di lungo periodo che tende ad aprire una fase nuova nella vita dell'Europa, sia sul piano economico che sul piano sociale. Questo ha fatto l'Europa. E il recovery fund di cui stiamo discutendo, a cui lei ha dedicato molta attenzione, è il pilastro centrale di questa strategia, se non altro per le dimensioni finanziarie, 750 miliardi per sostenere investimenti, 500 miliardi dei quali a sussidi, cioè due terzi, e 250 miliardi a prestito, che è una proposta che, come lei ha detto, e io intendo ribadirlo a nome del nostro gruppo, va sostenuta con determinazione contro ogni forma di ripiegamento e di ridimensionamento che venga proposto. E a chi si oppone o comunque solleva dubbio o perplessità, e ci sono alcuni paesi che lo hanno fatto, come sappiamo, io credo che si debbano dire due cose. Primo, basta con questa contrapposizione cicale-frugali. Questa è una caricatura, perché il nostro paese è assolutamente consapevole e responsabile di fronte ai propri cittadini e all'Unione Europea. Siamo consapevoli che bisogna mettere in campo tutto ciò che è necessario per fare le riforme, per ridurre il nostro debito e per spendere bene i soldi che saranno messi a nostra disposizione. E in secondo luogo uscire dalla gabbia degli equilibri di bilancio. Gli equilibri di bilancio sono importanti, ma come è stato detto autorevolmente dal ex governatore della Banca Centrale Europea Draghi, che certo non può essere accusato di non avere attenzione ai conti, gli equilibri di bilancio non sono tutto, e soprattutto in condizioni di emergenza gli equilibri di bilancio vanno subordinati a una politica di rilancio degli investimenti, di creazione di lavoro, di creazione di espansione e di crescita, come il Recovery Fund si propone. Tempi rapidi, lei ha detto, certo, non possiamo sopportare un negoziato troppo lungo, perché i benefici di quei fondi bisogna che arrivino alle imprese e alle famiglie in tempi sufficientemente rapidi. E un voto in Parlamento, anche qui si è detto non si è votato, a parte che non è vero, in precedenti discussioni su comunicazione del Presidente si sono votate le risoluzioni, ma attenzione, il Parlamento non vota su dei dibattiti astratti, non vota su delle suggestioni, vota su una proposta. Nel momento in cui il Consiglio europeo determinerà una proposta, è chiaro che questo Parlamento è chiamato a votare e a dire la sua, se approverà quella proposta, non la approverà, avrà delle riserve o condivisioni. E quando diciamo questo, diciamo utilizzare tutti gli strumenti. Io non voglio eludere il nodo del MES. Allora, il MES, per chi ci ascolta fuori di quest'aula, è un fondo di stabilità istituito nel 2011 tra i paesi europei, per intervenire quando un paese è in forte crisi, in forte difficoltà, ed è sottoposto a certe condizioni. È il fondo che è stato utilizzato per la crisi greca. Questa volta si è deciso in sede europea che il MES avrà una linea di credito dedicata agli investimenti e alla spesa sanitaria senza condizioni. Significa per l'Italia 37 miliardi circa. Allora, 37 miliardi, vorrei ricordare che sono il 20% in più di quello che ci verrebbe con
il recovery fund, perché si è calcolato che il recovery fund dovrebbe valere per l'Italia per 170 miliardi, 37 sono il 20% in più oltre 37, non mi pare che siano bruscolini. E vorrei ricordare che 37 miliardi sono un terzo di quello che la sanità spende in Italia in un anno, perché nel bilancio pubblico la sanità cuba più o meno 115 miliardi all'anno. 37 sono un terzo delle risorse che si spendono per la sanità. Dire che tutto questo è inutile o se ne può fare a meno mi pare francamente una caricatura o una battuta giornalistica, ma non è la verità. E infine, 37 miliardi è lo 0,1%, cioè senza tasso di interesse, perché lo 0,1 è praticamente zero. Ora, siccome il paese i soldi se li deve fare imprestare da chiunque, se li deve fare imprestare dai mercati internazionali o dai cittadini italiani, se andiamo a farci imprestare o dai mercati internazionali o dai cittadini italiani emettendo titoli 37 miliardi, non possiamo dargli il tasso di interesse dello 0,1 perché non li sottoscrive nessuno, gli daremo un tasso di interesse che come minimo è l'1,50%, è chiaro? Allora, questi sono i dati, il MES sono 37 miliardi allo zero di interesse, che se invece ritrovati in altre fonti ci costano un aggravio del debito pubblico. È possibile discutere in questo modo sulla base di dati di fatto, oppure dobbiamo continuare a fare, come dire, delle discussioni astratte, caricaturali e puramente elettoralistiche? Naturalmente è chiaro che nel momento in cui noi chiediamo all'Europa una strategia ambiziosa e chiediamo di avvalerci quindi delle risorse che l'Europa mette a disposizione, dobbiamo poi fare la nostra parte, questo non c'è dubbio, e io credo che anche di questo bisogna essere consapevoli. Fare la nostra parte significa mettere in campo le riforme necessarie a rendere il paese più efficiente, ma non perché ce lo chiede l'Europa, come dice Molinari, fare le riforme per spendere bene i soldi che ci vengono dati e per garantire al paese quelle misure di efficienza e che consentano di migliorare la qualità della vita del paese e degli italiani. Dobbiamo ovviamente essere in grado di avere una strategia, come Gualtieri peraltro l'ha già annunciata, di riduzione del debito pubblico. Abbiamo bisogno di fare la nostra parte, ma io credo che siamo in grado di farla, e se c'è un merito di questo governo rispetto ai governi precedenti, al governo precedente, è che questo governo, e se mi permettete rivendico, grazie alla presenza del Partito Democratico che ha nel suo DNA un'identità europea ed europeista, questo governo è credibile in Europa, differenza del governo che ci ha preceduti. Infine, il negoziato sarà difficile, come lei ha detto, bisogna evitare che sia lungo, e tuttavia io credo che abbiamo tutte le condizioni, anche per le alleanze che questo governo credibile ha costruito in Europa con altri paesi, a partire da Germania e Francia, che non sono, come qualcuno crede, i nostri principali nemici, sono i nostri principali partner e i nostri principali interlocutori in Europa. E se vuoi cambiare qualcosa in Europa, lo fai insieme a Germania e Francia, non lo fai contro Germania e Francia. E quindi dobbiamo anche su questo uscire dalle semplificazioni caricaturali. Sarà un negoziato difficile e lungo, tuttavia abbiamo tutte le condizioni per chiedere che non sia lungo e per ottenere appunto i migliori risultati. Voglio cogliere gli ultimi secondi del mio intervento per porre una questione che sta sul tavolo del Presidente del Consiglio, e mi rivolgo a lei Presidente, e mi riferisco alla vicenda Regeni. È noto a tutti quali sono le questioni. Io chiedo a lei Presidente, come lo chiedo al Ministro degli Esteri, di mettere in campo in queste ore tutte le iniziative possibili e necessarie per produrre dei passi significativi in avanti nell'accertamento della verità. Nel dire che noi siamo pronti a onorare accordi commerciali che sono stati negoziati con l'Egitto, noi abbiamo dato dimostrazione di disponibilità e di interesse alla cooperazione e al dialogo. Ci attendiamo che da parte dei nostri interlocutori ci sia la stessa determinazione e la stessa disponibilità, e le chiediamo che questa determinazione e disponibilità si traduca nell'accertamento della verità sul caso Regeni. Grazie.
Pieno sostegno del Partito Democratico alla politica del governo per il Recovery Fund, ma anche all'uso del MES, ha detto Fassino, che non possiamo perdere 37 Ferro, miliardi, volta, pari a un prego. Terzo della spesa sanitaria al tasso dello 0,1%. Grazie Presidente. Presidente Conte, siamo stati fuori dall'aula come gruppo di Fratelli d'Italia in segno di protesta per la decisione della sua maggioranza di imporre la modifica al calendario dei lavori e di trasformare in semplice informativa quella che era prevista come comunicazione alla Camera. Ancora una volta viene mortificato il Parlamento e svilito il ruolo. Vi sottraete al voto delle Camere rispetto a tematiche sulle quali in questi giorni si scriverà il destino della nazione per gli anni a venire. È un atto di incredibile gravità, per quanto irrispettoso delle prerogative non dell'opposizione, ma del nostro sistema democratico. La sua presenza oggi qui è un inutile simulacro del confronto che sarebbe stato doveroso e utile per tutta la nazione. Noi siamo sorpresi per un verso, ma fondamentalmente ormai questa è un'abitudine consolidata. Da mesi ormai un governo che non ha alcuna legittimazione popolare continua ad andare avanti con la decretazione d'urgenza, l'imposizione del voto di fiducia sui provvedimenti, stroncando i tentativi della minoranza di contribuire all'attività legislativa. Noi di Fratelli d'Italia abbiamo formulato centinaia di emendamenti, centinaia di proposte, che hanno sempre puntato all'unico e solo interesse, che è quello dei cittadini. Il fastidio del Presidente Conte per la dialettica parlamentare è testimoniato dal fatto che mentre si sottrae da un lato al confronto in aula, dall'altro organizza gli stati generali di Villa Pamphilj. Da proclamarsi avvocato del popolo a sentirsi monarca assoluto è veramente un attimo. Ho temuto per un istante, entrando in quest'aula, di trovarmi davanti ad abiti sfarzosi che mi ricordano quelli di Luigi XVI. D'altro canto, il re di Francia, quando riuniva gli stati generali, raramente il popolo aveva ad attendersi qualcosa di buono. Speriamo che i ricorsi della storia finiscano qui, perché sappiamo tutti quanti come andò a finire. Presidente Conte, io credo e noi crediamo che forse sarebbe ora di convincersi in qualche modo che non può contare né su un'investitura divina né sul favore della provvidenza per rappresentare gli interessi dell'Italia al Consiglio europeo. Deve seguire il mandato del Parlamento, il vertice a natura consultiva? E quando consulteranno lei, Presidente Conte, cosa risponderà? Non ha mandato parlamentare e non potrà dire nulla. Dovrà tacere imbarazzato, violare la Costituzione, agendo senza il mandato parlamentare. È il Parlamento a dover dare gli indirizzi sul MES, sul Recovery Fund, sugli aiuti dell'emergenza coronavirus. Invece, il Parlamento viene continuamente bypassato, viene continuamente mortificato. Presidente Conte, quanto avvenuto oggi è la dimostrazione di quanto siano falsi e strumentali gli appelli alla collaborazione delle opposizioni, ormai chiaro a tutti. Lei vuole far passare l'immagine irreale, secondo la quale c'è una minoranza irresponsabile che continua a mettere i bastoni tra le ruote per chi lavora solo e esclusivamente per il bene dell'Italia, ma in realtà continua continuamente a sfuggire al confronto nella sede istituzionale deputata. Presidente Conte, è quest'Aula la sede deputata e non lo sfarzoso casino del Bel Respiro. In realtà sono convinta che lei, Presidente Conte, per quanto possa essere nuovo e neanche tanto ormai alla politica, non può credere davvero che il voto del Parlamento possa indebolire la linea del governo. Andare in Europa con il voto delle Camere non può che darle maggiore forza, maggiore credibilità. Le possono dare maggiore forza anche persino le posizioni negative, qualora dovessi trovarsi nella necessità di dover sostenere una contrapposizione nella difesa di un interesse nazionale, con l'esigenza poi di dover dar conto alle opposizioni. La democrazia non può
che essere un punto fermo, ma soprattutto non può che darle quella forza di cui parlavo. Ma si è arrivato, Presidente Conte, al punto di affrontare l'imbarazzo di ricevere lezioni di democrazia dalla destra? Evidente che il voto che lei teme non è il voto delle opposizioni, che oggi non sono in aula, abbandonato anche la Lega, come può vedere, ma io credo che lei tema il voto della sua stessa maggioranza. E per la spaccatura della sua maggioranza, che teme di non riuscire ad avere un mandato pieno, un mandato chiaro da parte di questo Parlamento, che dall'inizio della pandemia non è stato mai messo nelle condizioni di esprimere un indirizzo politico in materia di politica europea. Fratelli d'Italia è rimasta fuori dall'aula perché non si presta a farse, non si presta a pagliacciate come quella di questa mattina, nella quale le ripete il solito vuoto canovaccio e gli eletti del popolo non hanno la possibilità di indicarle con un voto la strada da perseguire, da percorrere per fare l'interesse della nostra nazione. Si troverà a parlare con i francesi, con i tedeschi, con gli olandesi, con gli ungheresi, con i loro rappresentanti di governo eletti direttamente dal popolo o con forti mandati parlamentari. Presidente Conte, cosa gli racconterà? Che la sua maggioranza è talmente divisa che ha avuto paura di votare? Per quanto ancora volete fuggire? Perché voi fuggite dal voto, non mettendo gli italiani in condizione di chi assume le proprie, di sapere chi assume le proprie responsabilità e di chi è responsabile delle scelte fatte. Solo con la prova del voto gli italiani possono sapere oggi la posizione del Movimento 5 Stelle, che voglio ricordare a me stessa, in occasione già in aula del dibattito sul MES, si è diviso, c'erano assenti, astenuti, 7 deputati hanno votato per l'ordine del giorno di Giorgia Meloni. Quale sarà la posizione del PD? Quale sarà la posizione di Leo? Quale sarà la posizione di Renzi? E soprattutto chi dice la verità, se i 5 Stelle che dicono che non si accederà al MES o il PD che dice invece che si andrà e si accederà a questo strumento. Solo con il voto dei cittadini, Presidente Conte, possono valutare la coerenza tra ciò che si proclama nelle tante conferenze stampa, in TV, sui social, e ciò che invece si realizza con atti concreti. Solo con il voto i cittadini possono sapere soprattutto chi detiene il pacchetto di maggioranza di questo governo, chi decide la linea, chi è il vero avvocato difensore, certamente non del popolo italiano, ma di quei burocrati europei ai quali voi state lasciando decidere il destino della nostra nazione. Ma questo lo farete di sicuro non con la nostra complicità. Fratelli d'Italia, Presidente, la lascia alle sue chiacchiere, alle sue feste, alle sue conferenze stampa. Torneremo di nuovo a confrontarci in Parlamento solo quando sarà possibile esprimerci con un voto, e non sarà una concessione, ma un diritto che il Parlamento ha. Nella consapevolezza che, come qualcuno ha avuto modo di dire, e che credo un po' sia la rappresentazione plastica di questo ulteriore tremendo episodio, non sarete giudicati per quello che avete fatto, ma sarete giudicati per quello che avreste dovuto fare e non avete fatto per il Paese. E rispondo ad una caduta di stile di un collega dei 5 Stelle nel dire che Fratelli d'Italia certamente non si è mai augurato un fallimento, ma purtroppo il fallimento ci sarà su una vostra libera e determinata scelta. Grazie Presidente. L'onorevole Ferro di Fratelli d'Italia accusa il Premier di trattare in Europa senza mandato parlamentare, mentre il resto dei deputati di Fratelli d'Italia è rimasto fuori dall'aula e anche i leghisti hanno abbandonato i banchi. Grazie Presidente. Presidente del Consiglio, a nome di Italia Viva le auguriamo buon lavoro. Buon lavoro in vista del prossimo vertice informale. Perché secondo noi il suo lavoro è un lavoro per tutto il nostro Paese, non per una parte, ma per ciascuno di noi. E quando il Presidente del Consiglio rappresenta il nostro Paese insieme agli altri capi di governo in un vertice europeo, noi crediamo che si debbano superare anche le divisioni di partito. Lo abbiamo detto quando eravamo al governo, lo abbiamo detto quando eravamo all'opposizione.
Per questo mi dispiace che Fratelli d'Italia e Lega abbiano deciso di non partecipare ai lavori se non con l'intervento dei rappresentanti del gruppo. Rispetto le scelte di una parte dell'opposizione, ma non le trovo comprensibili. Non le trovo comprensibili perché noi qui rappresentiamo il popolo italiano e scegliere di rinunciare al nostro mandato a svolgere l'esercizio in quest'Aula significa compiere il gesto più estremo. E francamente, di fronte ad un dibattito in cui stiamo discutendo di decine di miliardi di euro che arriveranno per il nostro Paese, che arriveranno per i nostri cittadini, starne fuori, non partecipare, è davvero inspiegabile. Presidente, noi avremmo preferito oggi un dibattito costruttivo, in cui ciascuno potesse portare le proprie ragioni. Italia Viva sarà al suo fianco nella battaglia ancora difficile, insieme a Francia e Germania, per ottenere davvero il Recovery Fund. E ricordo a tutti noi che il Recovery Fund nasce soprattutto in sede parlamentare, al Parlamento europeo, per un'iniziativa del gruppo di Renew Europe, di cui fanno parte anche gli eurodeputati di Italia Viva. C'è chi in Europa sta con la Le Pen, che predica un sovranismo anti-italiano, e chi sta con Macron, che invece lavora per dei progetti credibili per il nostro Paese. La differenza c'è e si vede. Avremmo voluto oggi un dialogo costruttivo perché la situazione che viviamo lo richiede. E non parlo soltanto della crisi economica, che sicuramente c'è e morde, ma c'è una crisi più grave, più ampia. Mi vengono in mente le parole di uno scrittore europeo che ha scritto libri di grande intensità, Manuel Villas, che dice che il coronavirus non uccide soltanto le persone, uccide anche le emozioni e ha ucciso l'allegria. Io penso che non sia vero, mi auguro che non sia vero, ma questo è il segno di come ci sia un'angoscia che in qualche modo attanaglia il nostro continente in questo momento e che riguarda ovviamente non soltanto le preoccupazioni legate all'economia. Il coronavirus ci ha cambiato il volto, ha cambiato il nostro modo di stare insieme. E molti, soprattutto all'inizio di questa epidemia, hanno scommesso sulla morte dell'Europa, hanno creduto che uno degli effetti collaterali del coronavirus fosse anche la fine di quella credibilità che ancora poteva rimanere delle istituzioni europee, che avrebbe certificato la fine definitiva del progetto europeo. E invece per fortuna non è stato così. L'Europa c'è, l'Europa ha risposto ed è stata capace anche di trovare nuovo slancio. Sicuramente ci troviamo a vivere una sfida difficile. Abbiamo di fronte a noi tre sfide significative. Quella dell'emergenza sanitaria, e grazie al lavoro di tutti noi possiamo dire che il periodo più difficile è stato superato, con meno di 200 persone oggi ricoverate in terapia intensiva. Certo, non possiamo abbassare la guardia, ma sappiamo che siamo sulla strada giusta. Una crisi economica che angoscia tutti noi e per questo le chiediamo, Presidente, davvero di far arrivare il prima possibile le risorse, tante risorse che il Governo ha messo a disposizione ai cassa integrati, alle aziende in difficoltà, al settore del turismo che è in ginocchio, ai tanti commercianti che non riescono a tenere aperti i loro negozi. Hanno bisogno di sentire che lo Stato c'è, che è vicino a loro e che dà risposte concrete. Ma dobbiamo affrontare anche un'emergenza che è istituzionale, non soltanto italiana, ovviamente. Ma in Italia abbiamo un problema in più, evidente. L'attuale riparto di competenze, di poteri tra Stato e Regioni non funziona. Lo abbiamo visto anche nell'affrontare l'emergenza del coronavirus, tutte le difficoltà e i limiti di questo sistema. E quando abbiamo provato a cambiare il titolo V con una riforma qualche anno fa, non era un punto di principio d'onore di un gruppo di rottamatori, ma era un'esigenza istituzionale vera, che rimane attuale oggi. E noi come Italia Viva lo riproponiamo e lo rilanciamo da quest'Aula. È necessario intervenire non perché c'è il desiderio personale di qualcuno, ma perché c'è una visione politica dietro di un Paese che può funzionare meglio. Ma l'emergenza istituzionale riguarda soprattutto l'Europa, essenzialmente l'Europa. E in un primo periodo siamo stati tutti molto preoccupati dall'idea che la pigrizia burocratica, che la lentezza, che il difetto di funzionamento dell'Europa potesse metterci nelle condizioni di non affrontare efficacemente il coronavirus. Abbiamo bisogno quindi di rivedere soprattutto quello che è l'assetto istituzionale europeo.
E io credo che da questo punto di vista la strada sia stata indicata in modo molto lucido, molto lungimirante dal Presidente della Repubblica nel suo intervento del 27 marzo, quindi quando ha parlato alla Nazione in un momento ovviamente di grande difficoltà per il Paese. E a nome ovviamente del mio gruppo di Italia Viva rivolgo un saluto deferente al Presidente della Repubblica che tutti noi ringraziamo per il servizio al Paese. Il Presidente della Repubblica ci ha indicato una strada e il Governo questa strada l'ha seguita. È un governo che in Europa sta con Ursula von der Leyen e non con i sovranisti. È un governo che nasce nell'agosto del 2019 anche per limitare i pieni poteri ai sovranisti, in un rinnovato spirito federalista. Un governo che è stato capace di portare avanti le battaglie con partner importanti come Francia, Germania e i paesi del Mediterraneo. Un governo che ha saputo fare la differenza dando il proprio contributo in Europa. Oggi siamo sulla strada giusta. Un tempo si parlava di un sentiero, oggi siamo sulla strada giusta. Forse non ancora certa, non ancora sicura al 100%, ma comunque una strada è stata intrapresa. Ed è un segnale importante, non soltanto per il pacchetto di misure che discutiamo. Sicuramente è importante il Recovery Fund, sicuramente è importante il MES, sicuramente il piano SURE, che dobbiamo ricordarlo in quest'Aula, si deve anche all'impegno e alla battaglia coraggiosa di un nostro collega che stimo, a cui sono legata d'amicizia, Piercarlo Padoan, con cui abbiamo condiviso 4 anni di esperienza con i nostri governi. Ma è soprattutto l'idea che ci sia l'Europa. L'Europa c'è, l'Europa ha risposto. Si potrebbe dire che l'Europa si è desta e non era scontato. Può fare di più l'Europa, certo, deve fare di più, noi chiediamo all'Europa di fare di più ed è per questo, Presidente, che non deve mollare adesso ma continuare in questa battaglia e in questo impegno. Noi siamo i figli, le figlie, i nipoti dei ragazzi di Ventotene, di quella speranza, di quel sogno. È per questo anche, Presidente, che noi ci auguriamo che il progetto su Ventotene, come diciamo, isola, simbolo anche di un progetto europeo, di una centralità nel Mediterraneo, al quale anch'io ho avuto l'onore di collaborare, possa essere seguito da lei anche con un'iniziativa personale, come hanno fatto i suoi predecessori, perché è un progetto importante per l'Europa e per il nostro Paese. Ma noi, oltre a essere i figli dei ragazzi di Ventotene, siamo soprattutto i padri e le madri di una generazione chiamata a realizzare davvero il progetto degli Stati Uniti d'Europa. Crediamo in quel progetto e proprio credendo in quel progetto voglio condividere con voi alcune parole molto forti. Durante il periodo della quarantena mi è capitato di rileggere più pagine di Victor Hugo e ne ho trovato alcune particolarmente belle in cui, scrivendo quasi da innamorato di Parigi, pensando a Parigi, parla di una visione d'Europa per il futuro e dice: nel XX secolo ci sarà una nazione straordinaria, questa nazione sarà grande, ma ciò non le impedirà di essere libera. Sarà illustre, ricca, pensante, pacifica, cordiale col resto dell'umanità. Essa sarà più che una nazione. Essa sarà civilizzazione. Sarà meglio della civilizzazione. Essa sarà una famiglia. Unità di linguaggio, unità di moneta, unità di misura, unità di meridiano, unità di codice. Questa nazione non si chiamerà affatto Francia, ma si chiamerà Europa. Si chiamerà Europa nel XX secolo e nei secoli a venire. Ancora più trasformata, si chiamerà umanità. Un continente fraterno, questo è l'avvenire. Bisogna farsene una ragione. Questa immensa gioia è inevitabile. Ora, non tutte le visioni e le intuizioni di Victor Hugo si sono realizzate, almeno non per adesso, però rimane questo spirito, questo entusiasmo di chi continua, almeno noi lo condividiamo, a combattere per il progetto, per il sogno europeo. Non ci siamo arresi, sicuramente siamo piccoli sulle spalle di giganti, ma questo lavoro determinato, umile, di costruzione dell'Europa deve andare avanti. Ci ha mostrato la strada il Presidente della Repubblica e credo che tutti noi con determinazione dobbiamo insistere su quel cammino, dobbiamo insistere su quel percorso e come gruppo di Italia Viva, Presidente, saremo al suo fianco nelle prossime sfide in Europa e saremo al fianco di tutti i patrioti europei che combattono per questo sogno. Pieno sostegno dall'onorevole Boschi di Italia Viva alla linea del governo in Europa, Boschi che invece ha stigmatizzato l'abbandono dell'Aula e del dibattito da parte dei deputati di Fratelli d'Italia e Lega. Fornaro, mi ha facoltà, prego. Fornaro di Liberi Uguali.
signor Presidente del Consiglio, colleghi, nelle settimane scorse dai banchi della Lega e di Fratelli d'Italia abbiamo sentito più volte risuonare l'accorato appello alla centralità del Parlamento, il richiamo al ruolo di questa istituzione. E bisogna, di fronte alle immagini di oggi, ricordare loro che il Parlamento è innanzitutto il luogo del confronto democratico, che può essere anche duro e aspro, ma è anche il ruolo dell'ascolto e certamente non è il luogo delle sceneggiate. E credo che oggi abbiamo tutti ascoltato una lezione di stile democratico da parte del collega Brunetta, perché l'esperienza ci dice che al giro si è tutti una volta maggioranza e poi opposizione. L'abbiamo visto, mi rivolgo ai più giovani, anche in questa legislatura è successo l'inimmaginabile nel giro di poche settimane. Ebbene, il collega Brunetta ha dimostrato come si possono dire anche cose scomode, dure, ma farlo con stile, con garbo e soprattutto stando dentro il Parlamento a discutere, e di questo lo ringrazio pubblicamente. Presidente Conte, noi le invitiamo a tenere la barra dritta, perché per uscire da questa crisi occorrerà avere coraggio, determinazione e coerenza. Si può uscire da questa crisi, l'Italia può uscire anche più forte da questa crisi, provando a risolvere alcuni dei suoi nodi strutturali che arrivano da lontano, e può uscire con una maggiore coesione sociale, con una maggiore giustizia sociale, con maggiori investimenti per la riconversione ecologica della nostra economia e della nostra società, con maggiori investimenti per la tutela dell'assetto idrogeologico, con maggiori risorse dedicate alla sanità pubblica e maggiori risorse dedicate alla scuola. Certamente la invitiamo a non ascoltare, a non cedere alle sirene delle scorciatoie di chi vorrebbe riportare indietro semplicemente le lancette del tempo, pensando che l'Italia possa uscire più forte da questa crisi giocando in negativo sui diritti sociali e riportando indietro sul terreno della tutela dell'ambiente. Le scorciatoie, come insegna la storia, non sono da percorrere perché rischiano di portare fuori strada. E da questo punto di vista invece dobbiamo provare a tenere come governo la barra dritta di una via maestra, perché da questa crisi, nonostante quello che pensa il presidente di Confindustria, si esce insieme, si esce rispettando tutti i soggetti attivi in un contesto in cui ognuno può dare qualcosa. E questo uscire insieme vale per l'Italia, ma vale anche per l'Europa. E quindi le chiediamo di andare avanti sulla linea seguita in questi mesi, grazie anche all'azione e al contributo dei suoi ministri, nel lungo e complesso articolato negoziato in sede europea. E anche qua tenere la barra dritta. Per noi l'Europa o è solidale o dà la dimostrazione in questa fase di rispondere a una domanda di protezione che arriva dai settori più fragili, delle famiglie e dell'economia, oppure semplicemente non è, cioè ha rinunciato a svolgere quel ruolo, quella funzione storica che è stata ricordata poc'anzi anche dalla collega Boschi. È un sogno, un ideale? Siamo degli idealisti? Sì, per una parte è vero, la politica è anche visione, è anche ideale. E credere che ci possa essere non solo, e mi permetto di farle una osservazione, una comunità di interessi. L'Europa, per come è stata pensata, è più di una comunità di interessi nazionali. Non è solo e soltanto la somma di interessi nazionali.
E quando si va a quel tavolo, se tutti i soggetti hanno solo come argomento l'interesse nazionale, non si riesce a fare sintesi. E questo è stato il parziale fallimento di un'Europa che negli ultimi anni ha visto prevalere l'interesse nazionale e perdere la visione del ruolo, della funzione storica dell'Europa unita, proprio nel momento in cui con la globalizzazione si è andato verso un mondo multipolare. E da questo punto di vista, quindi, quell'Europa solidale significa non soltanto una logica di prestiti, sono anche importanti, lo sappiamo benissimo, e lo sanno i dirigenti del Ministero del Tesoro, che ogni mese devono ricercare e finanziare il nostro debito pubblico, ma è anche il fondo perduto, è l'idea del debito comune. Il tema del debito comune, al di là della dimensione, è esattamente la traduzione concreta e pratica di quella visione e di quell'ambizione. È l'idea che nel momento in cui l'Europa, i cittadini europei si sono trovati dentro la peggiore crisi sanitaria ed economica della storia recente, l'Europa non era soltanto un'istituzione lontana, ma un'istituzione capace di rispondere, capace di essere vicina. Questa è l'idea di comunità. E vorrei anche dire con grande chiarezza che si può e si deve essere critici nei confronti delle istituzioni europee, ma non si può negare che anche grazie all'azione del governo italiano, che ne dicono molti colleghi dell'opposizione che oggi non ci sono, che in Europa da alcune settimane si parla una lingua nuova. Sono stati introdotti nel vocabolario europeo alcuni concetti nuovi, come ad esempio il riconoscimento della possibilità di fare debito comune. Siamo già arrivati al punto terminale? Assolutamente no, c'è ancora molta strada da fare. E c'è molta strada da fare proprio perché quella lingua nuova non è stata non solo imparata, ma non viene utilizzata proprio dai sovranisti e dai paesi cosiddetti frugali, che puntano invece a massimizzare interessi, a speculare sull'interesse nazionale a danno dell'idea complessiva d'Europa. E guardate, se poi gli storici leggeranno questi mesi, credo che mai come in questa fase sia evidente il limite della cultura sovranista. Perché se alla fine passa quella cultura, passa la cultura delle frontiere, passa la cultura delle barriere, passa la cultura di arroccarsi ognuno all'interno dei propri confini, e la somma complessiva è sempre negativa. E poi noi, e questo, diciamo, è un virus che è difficile da debellare, perché, e lo dirò verso la fine, c'è un tarlo che sta mangiando la nostra democrazia. C'è un punto importante, un cambio significativo rispetto all'esordio da parte della nuova BCE dopo la lunga guida di Mario Draghi. E credo che bisogna riconoscere anche qua un ascolto delle critiche e un cambio di passo. A nostro giudizio si può fare ancora di più, e la BCE deve sempre più assomigliare a una banca nazionale, esattamente come i suoi omologhi in altre nazioni. Questo è l'altro sforzo a cui credo dobbiamo guardare. C'è un punto critico che a Bruxelles devono capire, è la velocità. In questa crisi il fattore della velocità è un fattore determinante. Rischiamo cioè di arrivare, lo dico con una metafora un po' forte, avendo individuato, avendo fatto una perfetta diagnosi, avendo individuato la cura, ma ammalato, morto. Questo è il punto. Noi in autunno interveniamo adesso, oppure in autunno rischiamo di avere una situazione molto, ma molto critica per decine e decine di migliaia di aziende, con tutte le ricadute negative occupazionali, di reddito e di aumento della povertà. L'Europa deve capire questo, perché questo è un elemento fondamentale. Cioè c'è una domanda di protezione. È una domanda di protezione estremamente forte. La sfida quindi è quella di una nuova Europa che lasci indietro finalmente le politiche monetariste e neoliberiste del passato. Ed è anche per noi
l'Europa, una nuova Europa, quella di una lotta senza quartiere alle diseguaglianze economiche e sociali che stanno diventando un tarlo che da dentro sta erodendo la democrazia. La lotta alle disuguaglianze deve diventare il punto focale dell'azione della nuova Europa. E nel quadro di questo evidentemente non può non ritornare l'invito ripetuto del Presidente Mattarella, a cui va il nostro ringraziamento per l'azione di questi mesi, alla coesione nazionale, all'unità e alla responsabilità. Termino raccogliendo anche l'invito alla riflessione da parte del collega Fassino sulla vicenda Regeni, per dire qua, in questo luogo, una cosa chiara per quel che ci riguarda. La verità sulla morte di Giulio Regeni viene per noi prima di tutto. Viene prima degli interessi geopolitici, viene prima delle valutazioni dei nostri ruoli e delle relazioni internazionali. Presidente, lei che è un avvocato, un uomo di diritto, faccia valere questo suo ruolo. Noi vogliamo la verità, ma è il popolo italiano che vuole quella verità, perché questa è una ferita. È una ferita profonda, è una ferita che per la famiglia non sarà mai più rimarginabile, ma nella coscienza nazionale noi possiamo far sì che attraverso la verità si possa ricucire quella che è ancora oggi una frattura profonda. Con queste valutazioni le chiediamo quindi di tenere la barra dritta. Se la terrà, ci troverà sempre dalla sua parte. Sostegno anche da Liberi Uguali all'azione di governo, deputato, perché ci sia una risposta europea più solidale, ha detto Fornaro. Ora l'onorevole Lupi del gruppo misto Noi con l'Italia. Vorrei essere rispettoso ma molto diretto e molto chiaro. Noi siamo un'opposizione dura, concreta, propositiva. Ma l'opposizione, come la maggioranza e come il governo, hanno un unico interesse, lo dobbiamo dire con chiarezza in questa aula che è il Parlamento. Lo ha detto lei, non deludere gli italiani, non mancare all'appuntamento con la storia. E in questo caso l'appuntamento con la storia è molto chiara, non trovarci a settembre-ottobre a raccogliere i cocci di un paese che non c'è più. Non ci sono più famiglie, non c'è più impresa, non c'è più società. Questa è la responsabilità che abbiamo. Allora, lo diciamo con semplicità e in maniera molto concreta. Quello che sta accadendo in Europa è una cosa positiva. La proposta, la nuova proposta della Commissione europea di 750 miliardi, di cui 176 miliardi dovrebbero arrivare al nostro paese, è certamente una vittoria dell'Italia come di altri paesi. L'Europa sta cambiando. Ma dobbiamo altrettanto dirlo, e lo diciamo a lei, che è il Presidente del Consiglio, ci si sarebbe presentati in Europa ancora più forti nell'ultima strada di questa battaglia con un voto del Parlamento. Non bisogna aver paura del voto del Parlamento. Presidente, non bisogna aver paura anche delle divisioni della propria maggioranza, perché se l'interesse è quello del Paese, le divisioni della maggioranza si saldano in un voto chiaro e diretto che rafforza tra maggioranza e opposizione l'azione del governo in Europa. E diciamo altrettanto chiaramente, quando l'Europa ci chiede piani, progetti, riforme strutturali, fa semplicemente il suo dovere. Non è uno scandalo che di fronte ad un cambiamento generale dell'Europa chieda a tutti i paesi, compreso all'Italia, di dire ma dove volete andare? Come risolvete questa crisi? È il normale rapporto in una società civile, in qualsiasi famiglia, tra creditore e debitore. Allora, programma di riforme, programma di investimenti. Secondo punto. I soldi a pioggia per misure assistenziali, ne abbiamo spesi 80 miliardi, la metà di quelli che ci dovrebbe dare l'Europa in più, sono importanti nel brevissimo periodo, ma non sono assolutamente sufficienti e rischiano di essere inutili nel medio e lungo periodo. Il mio amico Tondo, che è friulano, direbbe che è come quell'esempio, lei lo capisce bene, quando accendi il fuoco e hai bisogno di riscaldarti, se metti le banconote nel fuoco fai una fiamma, ma questa fiamma è velocissima. Molto meglio usare le banconote per comprare la legna, perché la legna è quella che durerà nel tempo, è la saggezza popolare. E qual è la legna di cui abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di chi dà lavoro, e chi dà lavoro? Lo danno le imprese, bisogna finanziare le imprese.
imprese, non aver paura delle imprese. Allora, lei ha scelto la strada degli stati generali dicendo che è una discussione di elevato livello, ma sono mesi che in Parlamento le audizioni ci sono, continuano ad esserci, il fattore tempo è fondamentale. Le faccio alcuni esempi molto concreti. Lei è venuto in questi mesi a dirci che le norme contenute nel decreto liquidità consentiranno di erogare prestiti nel giro di 24 ore. Ne è ancora certo? L'Istat ieri ha detto che il 57% delle imprese che ha chiesto prestiti non li ha ancora ricevuti. È stato fondamentale che FCA abbia avuto 6 miliardi e mezzo, perché c'è la grande catena che deriva esattamente la filiera imprenditoriale. Ma l'imprenditore che sta chiedendo da mesi 500.000, 1 milione di euro, 1 milione e mezzo di euro, che non li ha ancora ricevuti, capisce che non possiamo fare ricchi e poveri, la disparità. Secondo esempio. Il presidente dell'INPS ha detto che ci sono il 50% delle imprese italiane sono pigre perché scelgono la cassa integrazione e di affidarsi nello Stato. Andiamo io e lei e portiamo il presidente dell'INPS in Brianza, gli facciamo incontrare Reda Elli, da 52 anni un imprenditore che ha una fabbrica di tende. Tre mesi fa ha preso i suoi 52 operai e con le lacrime agli occhi gli ha detto: io devo mettervi in cassa integrazione, ma ho le lacrime agli occhi perché non l'ho mai fatto in questi 52 anni. Da tre mesi questi 52 dipendenti aspettano la cassa integrazione e sa chi gliel'ha data? Chi l'ha anticipata? Il signor Reda Elli. Perché questo è l'imprenditore italiano, questa è la nostra forza, glielo dica al presidente dell'INPS. Vado ancora avanti, lei agli Stati Generali, e concludo, ha annunciato giustamente che l'Italia deve essere all'avanguardia della digitalizzazione in Europa, anche dei pagamenti. Lei lo sa che in questi giorni Nexi ha per una sua banca mandato a 45.000 negozianti l'annuncio che la commissione sarà aumentata del 30%, dallo 0,90 all'1,25, una nuova ennesima tassa. Sa quanto guadagna alla fine di utile netto un negoziante? Il 3,4% di utile netto. Se l'1,25%... se lo mangia una tassa occulta, colui che abbiamo obbligato a utilizzare il POS e che ovviamente deve pagare l'interesse, in quale mondo viviamo? Questa è l'iniziativa che il governo deve prendere, attivare il motore delle opere pubbliche. E ancora, concludo, noi siamo convinti che ci sia bisogno di un lavoro comune. Il lavoro comune non è audire o informare, il lavoro comune è compromettersi, e l'etimologia di questa parola è bellissima, non negativa come quella a cui siamo stati abituati, compromettere, promettersi insieme. Questa è la sfida che abbiamo, nella diversità, nel ruolo che lei ha al governo, dei colleghi che sono in maggioranza e noi all'opposizione. E lo dico, siccome tutti hanno fatto l'ultimo esempio, anche gli amici del Collegio 5 Stelle, in questo momento non ci sono differenze ideologiche. I ragazzi che vanno a scuola sono tutti uguali. Noi abbiamo bisogno di più scuola, pubblica, di più soldi alla scuola statale e paritaria. I 900.000 ragazzi non sono ragazzi di serie B, quelli che frequentano le scuole paritarie e che si vedono costretti il 30% a chiudere a settembre. Sbagliate voi del Movimento 5 Stelle oggi a fare un conflitto tra scuole paritarie e scuole pubbliche. Abbiamo bisogno di dare un segnale coeso e unitario, perché qui non vince nessuno, rischiano di perdere gli italiani, e noi vogliamo che non perdano gli italiani, vogliamo che l'Italia sia più forte in Italia per gli italiani e più forte in Europa. Grazie. Intervento critico del ministro Noi con l'Italia, che non chiude però del tutto le porte al governo. Ora la componente delle minoranze linguistiche, l'onorevole Plugger. Signor Presidente del Consiglio, cari colleghi, qual è l'Europa che l'Italia ha di fronte in relazione alla crisi economica e sociale indotta dalla pandemia da Covid-19? A nostro giudizio è un'Europa solidale che ha posto in essere politiche di sostegno e di intervento mai adottato fino ad oggi. Il negoziato in corso sul Recovery Fund è certamente impegnativo, ma garantirà anche, a partire dal 2021, un pacchetto europeo decisivo con volumi finanziari senza precedenti, un piano che dovrà essere complementare alle misure adottate dai governi nazionali al fine di ridurre gli squilibri economici e sociali esistenti fra i diversi paesi europei. Dobbiamo innanzitutto fare da subito le riforme ed aumentare la produttività. È bene aver chiaro
che l'Italia non può imporre in Europa una contrapposizione fra MES e Recovery Fund. Il ricorso al nuovo MES senza condizionalità, se non quelle relative alle spese sanitarie, a tassi di mercato che altrimenti l'Italia non avrebbe, è negoziato in corso sul Recovery Fund, sono punti alternativi ma complementari. L'uno, il sì al MES, favorisce l'altro e non il contrario. Il no al MES con l'alibi del Recovery Fund non avrebbe alcuna logica e efficacia se non quella di diminuire la credibilità ed il potere negoziale dell'Italia in Europa. Se oggi fosse votate come autonomie, avremmo sostenuta questa posizione. L'Europa dimostra che a crisi globali come quella che attraversiamo non sia possibile rispondere con populismi nazionalisti, basta riflettere fra i molti temi alla connessione fra rispetto delle regole Schengen e turismo. Grazie, buon lavoro signor Presidente. Grazie. Deputato Tabacci, prego. Tabacci di Misto Centro Democratico Radicali Italiani più Europa. Grazie Presidente. Signor Presidente del Consiglio, augurandole buon lavoro per questa sessione del Consiglio europeo, noi l'accompagniamo con una lettera elaborata dal Movimento Federalista Europeo e dai nostri intergruppi parlamentari sull'Europa. Mi viene da sorridere sul fatto che persino i paesi di Visegrad hanno capito che in Europa bisogna starci e chiedono più soldi per loro dal Recovery Plan. È la conferma della visione miope della destra italiana, che farfuglia di una italianità solo strumentale e di un anti-europeismo che viene rilanciato proprio quando l'Europa sembra svoltare con decisione. E su questo punto si vedrà il suo sfaldamento politico, quello della destra. I suoi banchi sono vuoti, hanno perso persino l'occasione di ascoltare il collega Brunetta. All'onorevole Molinari però vorrei ricordare che la senatrice Bonino non appoggia il governo. Noi, tre parlamentari eletti con la lista di Più Europa, alla Camera dei Deputati, in collegi uninominali, sì, noi appoggiamo il governo. Ma è anche la riprova, questa condizione, che chi pensa sia ancora il giorno della marmotta destabilizza il governo, inseguendo nella memoria una volta i gilet gialli francesi, un'altra il Venezuela con i suoi dittatori. Invece di perdere tempo con inutili e fastidiosi rumori di fondo che gettano un'ombra di ambiguità sul nostro Paese, è necessario fare un ulteriore passo avanti, sostenendo la svolta europea. Finalmente l'Europa si muove, spinta dalla pandemia, ma anche dalla cattiva risposta data alla crisi finanziaria del 2008. Serve per ora completare il disegno dei padri fondatori, da De Gasperi a Spinelli, da Schumann ad Adenauer, realizzando un'Europa comune anche sul piano del bilancio con entrate proprie, perché qui sta la copertura del Recovery Plan, non altrove. Concludo, Presidente, e assumiamo l'impegno preciso di ridurre a livelli europei la nostra evasione fiscale, ottenendo in cambio il superamento di politiche di dumping fiscale e di concorrenze fiscali sleali tra i paesi dell'Unione. Questo è lo scambio che si deve realizzare, sapendo noi da dove partiamo e sapendo anche indicare i paesi che oggi in Europa appaiono come dei paradisi fiscali. A quel punto potremo, con un motore a pieno regime, essere parte dei paesi che si candidano a guidare un'Europa più forte, in grado di reggere il confronto con gli Stati Uniti e con la Cina. Grazie. Ora l'intervento dell'onorevole Tasso, della componente MAIE, Movimento Associativo Italiani all'Estero del Gruppo Misto. Presidente, grazie Presidente. Presidente Conte, per quanto la prossima videoconferenza del Consiglio europeo sia consultiva, è una ulteriore occasione e quindi per questo riveste una grande importanza per affermare ancora una volta alcuni punti fondamentali per porre un argine alla peggiore crisi economica degli ultimi 70 anni.
È in gioco il grado di mutualità tra gli Stati membri e quindi la reputazione e addirittura l'esistenza stessa dell'Europa, perché se non vi fosse la necessaria apertura al sostegno, la necessaria flessibilità sulle condizioni, tempi rapidi per l'accordo e l'utilizzo dei fondi, diventerebbe difficile spiegare agli italiani perché siamo legati ad un'Europa che si comporta come istitutrice e non come madre. Sarebbe impossibile accettare un atteggiamento chiuso che induca a ripetere i grandi errori del passato e a costringere i paesi all'austerità e a ideologie di mercato cieche. Questo però, è giusto riconoscerglielo, Presidente Conte, è un pericolo che grazie al suo impegno e al suo lavoro di interlocuzione con gli Stati membri e con i più alti soggetti istituzionali europei potrebbe essere scongiurato e quindi ottenere una risposta che si concretizzi in una strategia ambiziosa che porti ad abbassare il livello del compromesso di alcuni paesi cosiddetti frugali e di alcuni paesi dell'est ed impedire un eventuale inserimento di condizionalità insostenibili per l'ottenimento delle risorse a disposizione. Beh, l'attenzione è alta ed il Paese, Presidente, è in attesa ed in esso tutte quelle categorie imprenditoriali, commerciali, professionali e tecniche che comprendono lavoratori che guardano alla risoluzione di questa tragica crisi come opportunità per chiarire, inquadrare, definire una volta per tutte, tra le tante cose, anche la propria posizione lavorativa e professionale. Allora, il confronto, Presidente, è impegnativo, il risultato che lei si propone di conseguire e noi con lei è direttamente proporzionale adesso ed è per questo che io le auguro sinceramente buon lavoro, difenda l'Italia come lei sa fare e ha dimostrato in questi tempi. Grazie. Ora ascoltiamo l'ultimo intervento dell'onorevole Rospi del gruppo misto Popolo Protagonista Alternativa Popolare, poi è finita questa seduta. Provi. Grazie Presidente. Colleghi, Presidente del Consiglio, il brutto periodo che stiamo attraversando sta provocando ingenti danni al tessuto sociale ed economico del nostro Paese e sta minando anche alcuni dei pilastri fondanti della nostra società. Valori come la dignità della persona, la sussidiarietà, la solidarietà e la sovranità popolare conquistati dai nostri padri costituenti oggi rischiano di essere messi in secondo piano in questa società ipertecnologica dove la tecnocrazia ha preso il sopravvento. La storia ci insegna, colleghi, che per costruire un'Europa equa, più equa, c'è bisogno di fratellanza tra i popoli. E noi, di Popolo Protagonista, che portiamo la parola popolo nel nostro nome, crediamo in un'Europa federale e dei popoli. Lei, Presidente, però, nel suo discorso ha dimenticato una parola importante per l'Europa, veramente non l'ho sentita da nessuno dei colleghi oggi, la parola Mediterraneo. Noi sosteniamo che il centro dell'Europa debba tornare ad essere il Mediterraneo, per anni crocevia di storie, culture ed economie. Non lo dico solo io, Presidente, d'altronde anche Aldo Moro affermava: nessuno è chiamato a scegliere tra l'essere in Europa e essere nel Mediterraneo, perché l'Europa intera è nel Mediterraneo. L'Italia, grazie alla sua posizione strategica, deve tornare a svolgere quel ruolo centrale che per anni ha visto il nostro Paese un punto di arrivo e non di passaggio. Signor Presidente, bisogna tornare a parlare anche con i nostri partner al di là del mare. Bisogna far presente alle istituzioni europee che attraverso la stabilità dell'area mediterranea passa il rilancio dell'economia reale, la riduzione dei flussi migratori e l'arricchimento culturale dei popoli. Ma soprattutto bisogna evitare che paesi come la Cina e la Russia si impadroniscano delle ricche rotte commerciali del Mare Nostrum. Soltanto attraverso questa ritrovata centralità può passare la rinascita dell'Europa. Per questo, Presidente, mi avvio alle conclusioni, colga il mio suggerimento oggi, proponga agli altri leader europei di investire una parte delle risorse europee nel rilancio socio-economico dell'area mediterranea e nello sviluppo di una nuova economia dei popoli opposta a quella della finanza, che è risultata fallimentare. Perché
solo attraverso il rilancio del Mediterraneo passa il rilancio del nostro paese e dell'intera Europa. Grazie. Ecco, si è esaurita l'informativa urgente. Termina qui il dibattito che è seguito all'informativa del Presidente del Consiglio Conte alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo. In videoconferenza di venerdì il Presidente del Consiglio ha detto: veniamo da un momento straordinario, l'Europa ha messo in campo un piano straordinario di sussidi, di fondi, parliamo del Recovery Fund, ora serve una risposta coesa anche a livello nazionale, di qui l'appello alle opposizioni, alle quali ha detto oggi non c'è un voto parlamentare come le opposizioni richiedevano, perché quello di venerdì è un consiglio informale, non saranno prese decisioni. Certo, quando ci saranno da prendere decisioni e quando l'Italia dovrà presentarsi con la propria posizione, io tornerò prima in Parlamento e chiederò un voto. Questa rassicurazione non è bastata alle opposizioni, soprattutto di Lega e Fratelli d'Italia, che hanno fatto interventi molto critici nei confronti della politica economica del governo a livello europeo e hanno anche abbandonato l'aula durante il dibattito. È rimasta invece in aula Forza Italia, che con l'intervento dell'onorevole Brunetta ha chiesto un passo in più anche in collaborazione con le opposizioni, un piano nazionale delle riforme, pieno sostegno al Premier invece dai partiti di maggioranza. Ora il Presidente del Consiglio si reca al Senato, dove alle 11:30 ripeterà l'informativa anche a Palazzo Madama e dibattito anche lì. Rai Parlamento seguirà in diretta anche la seduta dal Senato a partire dalle 11:30 su Rai 2. Vi do appuntamento a dopo, grazie per averci seguito. Disputato.